un collegamento cosiddetto a triangolo, cioè tre nodi della rete che hanno un collegamento di questo tipo. Dovete pensare che al di fuori c'è tutta la rete, eh? Qui questo è un pezzo di rete. Se in una rete individuo una struttura detta a triangolo e i nodi che l'individuo li chiamo 1, 2, 3. Qui sono i nodi tra i quali c'è il triangolo. La resistenza, questa che c'è fra i nodi 1 e 3, la chiamo R1-3, questa la chiamo R1-2, questa la chiamo R2-3. Cioè gli do i nomi, i pedici alle R, gli estremi dei nodi, gli estremi della resistenza. In questa struttura, in questa rete, tra i nodi 1, 2 e 3, a volte si semplifica, diciamo se al posto del triangolo io ci metto una stella di resistenza. Cos'è una stella di resistenza? Individuo un punto centrale, detto O, chiamato centro stella, e poi dal vertice 1 mi ricavo una struttura di questo tipo con tre resistori messi a stella. Questa resistenza la chiamerò R1O, questa R3O, questo sono due, questa, scusate, questa R2O, questa è 3 e questa la chiamo R3O. Ecco. Cosa vuol dire? Che se in una rete c'è un triangolo e io sostituisco questa stella in modo equivalente, adesso vedremo come devono essere R1O e R2O per rispettare questa condizione, la rete non si accorge della sostituzione. La potenza assorbita da questo triangolo è ancora uguale alla potenza assorbita da questa stella. E quindi questo può semplificare la rete perché trasformiamo una maglia in lati di questo tipo. Il problema è capire, noti R1-3, R1-2, R2-3, come si fanno a dedurre R1O, R2O e R3O? Ecco, la formula è abbastanza semplice, perché ciascun elemento come R1O, che è il lato incognito, si deduce guardando il triangolo, semplicemente usando una frazione in cui al numeratore si mettono i prodotti delle resistenze che hanno lo stesso vertice. R1O, il centro stella qua non esiste, ha vertice 1. Quindi al vertice 1 ci sono R1-3 e R1-2 e quindi qui ci metto il prodotto R1-2 per R1-3. Al denominatore ci metto la somma delle resistenze, somma Rij. Cioè sommo R1-3 più R1-2 più R2-3, la somma delle tre resistenze. E così per le altre. Analogamente, se ho R2O, quanto è uguale R2O? Il vertice 2, vertice 2, R12 per R23. R12 per R23 e sotto la solita somma delle Rij. R3O, ovviamente, R13 per R23, se volete anche R3O, R3O. R13 per R23, per R23 la somma delle Rij. C'è un caso particolare, però è interessante, che è molto diffuso, poi vedremo nei nostri esercizi, sarà spesso così per un motivo tecnico, vedremo. Se queste tre resistenze sono uguali, cioè hanno tutte lo stesso valore, 5 ohm, 5 ohm, 5 ohm, identiche. Allora, come si semplificano queste? Se sono uguali, allora evidentemente la R13 e R12, sono tutte quante, quindi R12 e R13 sono le stesse, questa vale R per R, e la somma di queste tre vale 3R, è così. Quindi, quanto è uguale? Un terzo R. Qui ho tre resistenze uguali, qui ci posso mettere un terzo. E questo vale soltanto per la 1? No, anche per la 2, anche per la 3, perché anche se non riconosco la differenza, questo è sempre 3 e qui si semplifica e anche qui sempre 3 e quindi si semplifica. Quindi è un terzo R per qualunque
Allora, quindi è molto semplice questa trasformazione nel caso siano uguali. Come si dimostra questa espressione? Chi mi dà la fiducia che viene effettivamente così il calcolo, come vi ho detto? Beh, perché per essere equivalente vuol dire che la rete esterna, cioè nodi 1 e 2 di questa struttura, deve avere la stessa resistenza che c'è fra nodi 1 e 2 di quest'altra struttura. Cioè, che c'è in questa struttura? In questa struttura tra i nodi 1 e 2 ci sta R1-2 che è in parallelo alla serie R1-3-R2-3. Quindi R1-3 più R2-3, questo deve essere in parallelo a R1-2. Qui dal punto 1-2 invece troviamo che c'è la serie R1-O. R2O, quindi deve essere uguale R1O più R2O. Poi descriviamo le stesse equazioni dal punto di vista 2,3 e dal punto di vista 1,3. Da ognuno di questi tre punti di vista scriviamo tre equazioni di questo tipo. Note queste, ricaviamo quell'altro, sono tre equazioni in tre incognite, non è semplicissimo. Questi sono i risultati di questo sistema di equazioni. Ovviamente possiamo anche fare la trasformazione stella triangolo, cioè se abbiamo questa struttura, che sono formule inverse di queste, una struttura cosiddetta a stella, questa può essere convertita in una struttura a triangolo se questo semplifica. Anche in questo caso, 1, 2, 3, 1, 2, 3, l'espressione in questo caso, siccome è duale rispetto a quella che abbiamo scritto, viene più semplice se noi invece delle resistenze dei resistori consideriamo le conduttanze dei conduttori, cioè questa resistore qui che sta fra 1 e il centro stella O, la chiamo G1O. Il resistore che sta fra 2O lo chiamo G2O. Il resistore fra 3O lo chiamo G3O. Questo lo chiamo G12, questo G23 e questo G31. In questo caso conosco le conduttanze di queste resistenze e voglio trovarmi le conduttanze di quest'altra. Bene, quanto è uguale G12? Il calcolo è duale. Tra 1 e 2 c'è G1,2. Qui tra 1 e 2 chi c'è? G1O e G2O, tra gli stessi vertici. E quindi metterò G1O per G2O e sotto che ci metto la somma delle G. Uguale a quella di prima il calcolo. Cioè, quanto sarà uguale la G2,3? Quanto è uguale la G2,3? Fra 2 e 3. Qui c'è la G2O e la G3O, quindi G2O, G3O e qui la somma G, eccetera. Insomma, è sempre uguale per tutti. Anche in questo caso posso far vedere il caso particolare che si ha quando le tre conduttanze sono uguali. Se sono uguali, non distingo più G1O da G3O, la somma G è 3G e quindi G12 è un terzo G, cioè se passo da stella a triangolo la conduttanza diventa un terzo. E la resistenza? Se voglio sapere la resistenza, questo qui evidentemente tra G1 e 2, la R a triangolo, possiamo anche scrivere così, la R del collegamento a triangolo è uguale, G del collegamento a triangolo uguale un terzo del G del collegamento a stella. 1 sulla resistenza a triangolo è uguale a un terzo per 1 su R a stella, cioè R triangolo uguale 3 volte R stella. Ma non abbiamo detto che R stella era un terzo R triangolo? Come vedete, giustamente questo è R stella e questo è R triangolo. E quindi non c'è contraddizione, insomma, se è l'uno e tre volte l'altro,
quando si fa il passaggio inverso è un terzo. Quindi le formule funzionano. Se sono diverse usate le G e le R, se sono sempre stesse R, fate un terzo, il triplo sulla resistenza e viene un calcolo molto semplice. Bene, e molte reti, utilizzando queste trasformazioni, si semplificano notevolmente e il calcolo diventa molto più semplice.